Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Domenica scorsa abbiamo vissuto la festa di Pentecoste e si è concluso il tempo pasquale. In questa domenica siamo invitati a considerare il mistero stesso di Dio come amore. È la festa della Santissima Trinità. Il Vangelo ci aiuta. Gesù nell'ultima cena viene a ricordare che ha molte cose da dire, ma i discepoli non riescono a portarne il peso. Ecco allora che sarà necessario lo Spirito. È lo Spirito di Dio, è lo Spirito della verità. E noi sappiamo, quando parliamo di verità nel Vangelo, la verità è Gesù stesso, no? Allora lo Spirito della verità guida appunto a Gesù e Gesù ci conduce al Padre. Quando verrà Lui, lo Spirito di verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. È una vita che Dio ha voluto comunicarci, il Padre attraverso il Figlio nello Spirito. È una vita che abbiamo ricevuto nel battesimo, che confermiamo, che riceviamo continuamente nell'Eucaristia, negli altri sacramenti. E ci guida, ci sostiene, perché possiamo realizzare qui sulla terra almeno un poco quello che la Trinità ha in se stesso. Quello che il Padre possiede è dato a Gesù, e Gesù lo offre gratuitamente a noi. A noi allora accogliere questo grande dono, a noi rispondere, fare in modo che la nostra vita sia trinitaria. Tra pochi giorni si concluderà il mese di maggio, il mese di Maria. Maria, che ha saputo vivere questa comunione unica con la Trinità, inizierà il mese di giugno, dedicato in modo speciale al cuore di Gesù. Allora a noi, grazie al cuore di Gesù, al cuore di Maria, approfondire sempre più questo mistero, viverlo, trasmetterlo nella nostra vita di ogni giorno.